partenza per il Mundial. Lauri, lancio lungo a cercare Ferratucci, pallone che arriva al numero 10, che si fa spazio e va al tiro e sblocca subito la gara dopo nemmeno un minuto di gioco. È già in vantaggio il Mundial, Ferratucci. Lucchetti che prova a mettere il pallone dentro e la palla che finisce sul fondo. Si era inserito Lauri, non è riuscito a colpire. Inizialmente ho avuto l'impressione che fosse un altro giocatore, in quanto non sembrava un fallo da secondo giallo. L'arbitro aveva un'opinione differente. Allora Mundial in 10 subito, e la numero 4 l'orefice sul pallone, 4 uomini in barriera per Corrado, la rincorsa di l'orefice che va in porta, la respinta così così di Corrado, l'incredibile errore di Pische a tu per tu con il portiere. Rimane 1-0 per il Tirreno, salgono i saltatori, pallone calciato al centro dell'area di rigore, viene allontanato, poi il tentativo di rovesciata, palla che finisce sul fondo. Ha provato un qualcosa di incredibile Federico Pische, palla Germani, pallungo, colpo di testa di Di Tullio, pallone che può diventare interessante per la grande occasione, la palla sbatte sul palo e poi viene allontanata da tutto buono, non è riuscito Strangio a metterla in porta. Germani, pallone calciato al centro dell'area di rigore, la palla che passa e finisce in porta, ha segnato Germani, non ha toccato nessuno, non ci può arrivare Corrado, è 1-1 alla Rustica. Attenzione, il gol viene annullato, è fuori gioco, si salva così il Mundial, si rimane 1-0. Vai sulla respinta, sta in movimento! Sveglia! Sul pallone Guglielmelli, va a calciare in porta, palla che finisce alta. Lancio lungo, colpo di testa, pallone per Caruso che prova a girarsi, Caruso si gira, palla sul fondo, anche il Mundial si ritaglia un'occasione in questo posto. Buono il pallone per Caruso che può andare verso il portiere, Caruso per chiuderla, Caruso la piazza, incredibile errore del 19 che poteva trovare il gol della sicurezza, è ancora tutto aperto alla Russia. Pallone calciato al centro di testa, arriva Marchio, non trova la porta e se la prende col palo, grande. Pallone messo dentro, la palla che passa, c'è un rimbalzo e ci sono anche le mani di Corrado a metterla in corner. Allontana Moretti, era l'ultima azione di questa partita, resiste in 10 contro 11 il Mundial e porta a casa l'1-0.